Buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere con noi, è un piacere ospitarvi nelle nostre sale. Oggi presentiamo un libro molto importante, Le tavole del ricordo, Guerra e Shoah nelle lapidi ebraiche a Firenze, 1919-2020, edito per VL Editore nel 2021. L'autrice è Marta Baiardi, che ringrazio particolarmente perché ha dato una grande mano anche per l'organizzazione proprio pratica dell'incontro di oggi. E ci fa piacere che la Biblioteca sia un luogo di incontro e di discussione anche di temi come questo e che possa dare in qualche modo il suo contributo per, per tenere viva la memoria. Ora lascio la parola prima al nostro presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che non può purtroppo essere con noi fisicamente, ma che ci ha mandato un suo video saluto. E poi lascio invece la parola a Camilla Brunelli, direttrice della, del Museo della Deportazione di, di Prato. Partiamo pure, grazie a tutti. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti e grazie, grazie davvero per aver organizzato questo momento importante di incontro. Un nuovo momento in cui la cultura della memoria trova uno spazio, trova la sua dignità, che noi non ci stancheremo mai di mettere in campo con ogni tipo di iniziative concrete. Compito della politica, specialmente in un tempo in cui i sopravvissuti a quelle barbarie non ci sono più o iniziano a non esserci più, il compito nostro delle istituzioni è quello di essere sempre più amplificatori di memoria. E allora consentitemi di ringraziare Marta Baiardi, autrice di questa splendida pubblicazione, ex insegnante, studiosa della Shoah, eh, collaboratrice dell'Istituto Storico della Resistenza e del, dell'Età Contemporanea. Un saluto a Vlodic Goldcorn, voce di grande prestigio, giornalista e scrittore, interlocutore molto importante che sono certo vi aiuterà a conoscere questo libro molto importante, eh, un libro speciale dedicato alle epigrafi contenute in lapidi e iscrizioni relative ad ebrei fiorentini. Permettetemi di salutare l'On. Valdo Spini, Presidente della Fondazione eh, Circolo Fratelli Rosselli e un ringraziamento speciale a Camilla Brunelli, Direttrice della Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato. A lei un grazie, un grazie sincero per averci accolto settimana scorsa, eh, aver accolto l'Assemblea Legislativa nel suo momento più alto, nella seduta solenne, per ricordare il giorno della, della memoria. Eh, alle ragazze e ragazzi con cui ho avuto modo di interloquire in queste settimane ho detto sempre che non bisogna essere indifferenti, che non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, che bisogna conoscere, che bisogna approfondire, che bisogna imparare, perché solo così potremmo evitare che gli orrori di quel tempo tornino a ripetersi. È il compito di ciascuno di noi, è il compito delle istituzioni, ma non solo. Va legato a un patto generazionale tra ragazzi che oggi frequentano le nostre scuole e i pochi sopravvissuti ancora in vita di quel tempo, e noi dobbiamo essere il filo che unisce tutto, tutto questo. E allora, eh, per la prima volta la seduta solenne l'abbiamo portata in un luogo, in un luogo simbolo del ricordo della violenza e delle barbarie di quel tempo. E vorremmo ogni anno portare il Consiglio regionale alla seduta solenne del giorno della memoria in un luogo simbolo della nostra, della nostra regione. Eh, L'onorevole Liliana, Liliana Segre mh, ci dice ancora in questi giorni di essere sentinelle, sentinelle della memoria perché il pericolo dell'oblio rischia di esserci sempre e perché giustamente teme che tra qualche anno sulla Shoah ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella e noi questo non ce lo possiamo permettere perché quello che è accaduto ha segnato la pagina più triste della storia degli ultimi eh, cento anni una pagina che ha segnato le vite di ciascuno di noi, delle nostre famiglie una pagina che sembrava così lontana e che invece oggi vediamo vicina a poche centinaia di chilometri da noi ecco io penso che compito nostro sia davvero di non far spegnere mai questa voce memoriali, musei, biblioteche che ospitano i libri dello Shoah, l'attività delle associazioni di ex deportati ed ex partigiani le pietre d'inciampo che in tanti comuni vengono oggi posate, sono il segno che questa è la strada da seguire. La Toscana è una regione che è sempre stata dalla parte giusta della, della storia, che ha scelto sempre di essere dalla parte di chi subiva l'oppressione. E allora a noi, a ciascuno di noi, continuare a tramandare tutto questo. E per questo. Oggi sono qui per ringraziare Marta Baiardi, eh, tra un pochino verrà presentato il suo libro, dalla sua voce ascolteremo i suoi pensieri, le sue eh, riflessioni, la sua indagine dalla fine della Prima Guerra Mondiale appunto ai giorni nostri, un intreccio di rapporti tra la società ebraica locale e la città di Firenze. L'analisi degli epigrafi, sulle loro motivazioni, sulle narrazioni, su quanto accaduto. Ecco, io penso che in tutto questo ci sia un ulteriore pezzo di collegamento, quel filo che dicevo all'inizio, quel patto tra generazioni. E allora, grazie a ciascuno di voi, grazie a chi oggi è qui, partecipa, ascolta, comprende, approfondisce perché essere qui vuol dire non essere indifferenti. Allora un abbraccio collettivo a ciascuno di noi e mi auguro che questa presentazione arrivi dritta dritta al cuore di ciascuno dei presenti. Grazie al Presidente del Consiglio regionale della Toscana, grazie delle parole che ha usato per ricordare anche quella giornata del 27 gennaio quando sono venuti... Tutti quanti i consiglieri regionali al nostro museo. Eh, grazie alla Biblioteca Pietro Leopoldo per ospitarci qua, questa occasione molto gradita, e parlo anche a nome dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'età contemporanea. Faccio parte del direttivo quindi posso farlo per ringraziare Marta. L'istituto ha avuto un ruolo nella pubblicazione, nell'aver promosso la pubblicazione di questa importante ricerca, quindi è veramente un piacere essere qui. Non credo che Marta debba essere ulteriormente presentata, già lo ha fatto il Presidente del Consiglio regionale. Vorrei però dire una cosa anche molto personale, se mi permettete, perché Marta... Unisce a un assoluto rigore scientifico, una grande eh, capacità di, di studio, di ricerca, di approfondimento, anche la capacità di trasmettere agli altri i contenuti che ha studiato e le ricerche di cui è stata protagonista. Non è sempre così. Quindi la ringrazio anche per questo, questa sua grande capacità, che spesso ha messo volentieri a disposizione dai ragazzi più piccoli, gli studenti di ogni età, ai colleghi, a, al pubblico, come siamo anche adesso. Quindi grazie davvero. Um, in attesa anche del dell'onorevole Spini, uh, mi fa piacere, lo so che lui non vuole, ma io sono la moderatrice e mi hanno dato questa facoltà di presentare a chi non lo conoscesse, credo ben pochi, ma... Siamo anche collegati, so, quindi è mio obbligo di far conoscere eh, l'amico <ride> <l> Rodek <ride> Goldkorn, giornalista e scrittore, per molti anni responsabile culturale dell'Espresso, scrive anche per Repubblica, Robinson, ha lasciato la Polonia nel 68, vive a Firenze, <ride> tutta... Tut tutto vero finora. Ha scritto numerosi saggi sull'ebraismo e sull'Europa centro-orientale. È stato tra i fondatori di L'Ottavo giorno e l'Europa ritrovata, riviste dedicate alla storia e alla cultura dell'Europa centrale e orientale. E per citare veramente solo le ultime pubblicazioni, autore di Il Bambino nella Neve, bellissimo libro. L'asino del messia e il bambino che venne dal fiume, le avventure di Mosè con i disegni di Sergio Staino. Ma un'altra notizia vorrei darla qui, eh, per chi non lo sapesse, ha ricevuto molto recentemente il premio Viareggio Repaci, recentemente vuol dire nel luglio scorso, eh, cui è stato appunto conferito all'unanimità questo premio come riconoscimento al costante, generoso e qualificato impegno con cui nella sua ultra quarantennale attività di scrittore e giornalista ha operato per il progresso culturale e sociale dei popoli e la, per la pacificazione dei conflitti. <ride> e quindi passo subito a lui la parola per la sua presentazione del libro Le tavole del ricordo, Guerre e Shoah nelle lapide ebraiche a Firenze. 1919-2020. Ok, eh, credo che si sente. Ho acceso, sì, sì, sì. Grazie per l'invito e grazie per le, queste parole, è quasi una lapide questa, la cosa che. che perché, no, sto scherzando. Vabbè. No, no, nel senso, va bene, ok. Eh, allora eh, vorrei dire, vorrei. Eh, non, vorrei porre alcuni problemi, eh, poi a Marta sicuramente, ma forse anche alla nostra moderatrice che in fondo ha delle cose da dire, immagino, sulla memoria e sulla storia. Eh, a partire ovviamente da questo libro, eh, che non eh, eh, è. Cioè, tratto, tratto questo libro è più come le tavole del ricordo, e più come uno spunto di riflessione che non eh, a fare la presentazione vera e rigorosa del libro anche perché non sono uno storico e quindi, e quindi ed è un libro assolutamente rigorosamente storico no? che si banda, basa su, sulle fonti sulle ricostruzioni sui testi pubblici eccetera eccetera e, ma anche perché è un libro che dà molti spunti perché è un libro che eh, chi non l'ha letto, chi non l'ha visto, è un libro che eh, inganna, in cioè, inganna un po', no? Cioè, in apparenza è un libro sulle lapidi, eh, su, sulle scritte, sulle pietre, su queste cose. In realtà è un libro eh, sulla storia della memoria, e che ricostruisce la storia della memoria, eh, partendo da un luogo... Medio grande, forse anche, non, forse anche non grande, un luogo come Firenze, e con un numero, e scusate ora la brutalità, delle vittime della Shoah o, della, o dei deportati assolutamente, okay, ogni vita è vita, però stiamo parlando di 300 persone, quindi un numero assolutamente incomparabile ai numeri dei luoghi eh, centrali della Shoah, cioè per esempio dell'azione dell Reinhardt. In Polonia in giro di tre mesi sono morte un milione e mezzo di persone. No? Per dire, perché noi parliamo tutti della Shoah, dopodiché quando si scende nei dettagli forse non è la stessa cosa. E questa è la prima cosa, lo volevo dire, eh, lo volevo dire forse questo non tanto anche sul libro di Marta ma non solo sul libro di Marta, ma anche sull'idea che noi abbiamo o che ho io spesso quando si parla della memoria e l'ho avuta soprattutto quest'anno, non so per quale motivo, per il giorno della memoria. Ho, ho capito guarda, che stiamo, forse si sta cominciando a parlare di altro in Italia che non, di que, non del nucleo centrale della Scià. Non dico che è un male, sto, dicendo, sto solo constatando, forse è un bene addirittura che si torna alle responsabilità, o si comincia a parlare delle responsabilità italiane, no? e non più della fine di un mondo o della catastrofe della civiltà, quale era la Shoah. La Shoah è un po' questa. Allora, qui abbiamo un esempio piccolo, molto concreto di come si fa la memoria in un paese eh, come l'Italia, che, ripeto, non è centrale per l'ebraismo, eh, non è eh, dove il fascismo dove per il fascismo eh, l'antisemitismo non è centrale, c'è ma non è centrale, e, e però ci dà, proprio perché dalla prospettiva periferica si vedono molte cose, no? Cioè è un po' come per capire l'Europa, cosa è oggi l'Europa, è bene avere la prospettiva di Odessa, che è una prospettiva in, in, apparenza, in apparenza periferica, in realtà centrale. Cioè, è, è da lì che vedi le cose, da, 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 dalla periferia dove le cose si, si manifestano in una, maniera, in una maniera proprio esemplare, perché non c'è questa non c'è la massa, di, le, le, le notizie in fondo non sono molte. Allora, eh, allora eh, io vorrei, eh, vorrei subito porre eh, alcuni problemi no? e, e alcune domande. Eh, che sono appunto più domande che, 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 che affermazioni. No? E ovviamente si parte della. Marta parte in qualche modo eh, raccontando tutte le, le lapidi, tutte le pietre, tutte le cose come sono state concepite, quando sono state concepite, comprese le memorie della prima guerra mondiale. E, e il, il rapporto degli ebrei, della comunità ebraica con i propri martiri della prima guerra mondiale, non solo della Shoah, perché anche di questo parli, che è un, un, un tema molto interessante non, e, non, e forse non del tutto affrontato, raramente affrontato. Allora, quando tu parli di tutto questo, ovviamente parli della difficoltà di fare memoria, no perché è molto difficile fare memoria. E, allora, un'altra riflessione su questo, no? Mia, e sempre parlando, e qui entro un po' nel, 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 nel cuore del libro, ma che mi è venuta quest'anno proprio, eh, con la stanchezza che tutti abbiamo, ce lo diciamo, forse è il caso di dircelo, tanto ci ascoltano in pochi, di dircelo aperte, aper, apertamente, no? Una certa stanchezza... E per il giorno della memoria, no? E come se, eh, allora cosa c'è ancora da dire, no? Era questa più o meno la questione, che in una maniera più radicale possibile, la, come sempre, la posta Liliana Segre, perché lei pone le, le questioni in una maniera molto radicale, è una testimone atipica da questo punto di vista, è una, una testimone che ha, che ha trasceso la, la, il, il suo ruolo di testimone. Ed è diventata una testimonianza etica radicale, no? nel senso che parla ognuno di noi. Allora, ho pensato che forse, e nel libro di Marta questo, a mio avviso, esce molto bene, mh, non, no, noi non coliamo la differenza eh, fra il lutto e l'elaborazione del lutto e fare memoria. No? Nel senso che là è il giorno della memoria, si sta trasformando in un giorno del lutto. E, no, el, le lapidi poi in fondo sono l'espressione del lutto, che serve però alla memoria, e lì cioè, su questo ti volevo poi dopo, no? nel senso che il lutto è una cosa che dura un tempo determinato, può durare una settimana, un mese, un anno, ha dei suoi riti. Molto, molto chiari, quasi espliciti per gli ebrei, ma anche per i cattolici. No? Noi facciamo la Shiva ah, sette giorni con, un certa, con una certa ritualità, eccetera, eccetera. E dopo un mese si va di nuovo sul, sul, su, su, sulla tomba, e dopodiché si chiude, a un certo punto si chiude. No? Però quando si chiude il lutto, subentra... Siamo tutti adulti, quindi tutti noi credo abbiamo perso i genitori. Se qualcuno no, eh, me ne scuso. No? A un certo punto però i genitori che abbiamo perso tornano a noi sotto la forma di della memoria. No? E la memoria a quel punto torna a essere viva, perché noi li vediamo vivi, non li vediamo più attraverso il prisma del in genere. Poi qualcuno sì, in genere. Non li vediamo attraverso il prisma della loro morte. Li vediamo vivi, ci ricordiamo delle cose belle in genere, qualcosa meno bella. No? Ho l'impressione che con il giorno della memoria, così come viene celebrato in questi ultimi anni in Italia, si parli della morte prevalentemente e si vuole vedere gli ebrei attraverso quel prisma, attraverso il prisma di Auschwitz. Cioè, tutto quello che è successo prima viene visto, o non tutto, molto viene visto alla luce di questo, no? Alla luce della fine. Come se la fine fosse inevitabile e, e non una contingenza della storia, come tutte le cose storiche. E quindi si, non si vede più la vita. E la vita era molto più interessante in fondo di questa cosa, no? O comunque interessante. Cioè, non si restituisce cioè, la soggettività di queste persone. No? Capisco che è molto più difficile farlo in Italia perché ho cominciato dalle 300 persone, perché quando tu parli di una città che è morta come un terzo della città di Varsavia, un terzo territorialmente della popolazione, tu parli di una società viva di 300.000 persone che facevano un sacco di cose. E vivevano una vita autonoma, parlavano l'Ulidice, avevano i partiti politici, i giornali, i teatri, il cinema, eccetera, eccetera. Quindi la vita è più facile da restituire. Con 300 persone abbastanza integrate è più difficile. Però, insomma, non so, vorrei che tu, non ti faccio una, vorrei che tu, vorrei, no, vorrei, vorrei sollecitarti su questo. Altre due questioni, perché se no diventa un'intervista, forse è meglio che io butti le, le, le cose. L'altra cosa, quindi, quindi l'urgenza della memoria in qualche modo si trasforma nell'urgenza del lutto e credo che, sì, che questo sia molto problematico. E sto facendo anche un esperimento con, con voi perché non ho mai scritto queste cose, è la prima volta che le sto articolando, lo dico con tutta la sincerità. No? L'altro problema ovviamente è quello legato a questa cosa eh, che è come che tipo di lapidi fai, che cosa scrivi. Visto che parli del lutto e non, non solo della memoria, o non è chiara la distinzione fra il lutto e la memoria, e sicuramente non lo è stato subito dopo la guerra per motivi assolutamente comprensibili e anche giusti, perché andava prima elaborato il lutto. Prima di fare me memoria bisognava elaborare il lutto. E così va la vita, no? E allora il problema è come sempre nel lutto: chi includi e chi non includi, no? chi includi e chi escludi. E allora, vabbè, di questo credo che tu parli, inutile che io faccia, faccia gli esempi, ma su questo c'è tutta un'evoluzione, che è un'evoluzione della memoria. Che è estremamente interessante e non l'avrei mai capita senza, senza il tuo libro, no? lo dico no? E, 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 e allora, altro problema mentre tu eh, fai, eh, e, e anche questo: eh, quando includi e escludi, c'è anche il problema eh, molto chiaro del rapporto fra eh, molto chiaro per, per, per me, ma forse non molto chiaro per tutti. Del rapporto fra, eh, la fra le persecuzioni antiebraiche, antisemite, e la resistenza. Allora, quando io dico che per me è chiaro, eh, mi riferisco anche a alla mostra che, che ha curato ora Marcello Pezzetti a Roma, no? Al alla Fondazione Museo della Shoah, dove il focus è non solo su Action Reinhardt, cioè la, lo sterminio degli ebrei in Polonia, in particolare tre campi di sterminio, Beugez, Treblinka e, 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 e Sobibur, ma anche alla resistenza. No? Sono, sono 80 anni dalla rivolta nel ghetto di Varsavia, dalla rivolta a Treblinka e dalla rivolta a Sobibur. E lui, dice, guarda, e lui eh, sostiene che queste tre rivolte sono legate tra di loro. Ed è una tesi che a me ripeteva sempre Marek Edelman, il comandante in seconda della rivolta nel ghetto di Varsavia, che mi diceva sempre, guarda, noi ci consideravamo parte integrante del movimento della resistenza antifascista e antinazista in Europa e siamo stati i primi a mettere in piedi una rivolta armata. E poi ci sono state le rivolte nei, 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 nei campi di sterminio. Io pensavo che fosse un po' retorico lui, come giustamente poteva essere un militante politico, e mentre eh, questa cosa di pezzetti mi ha, mi ha, mi ha confermato invece che, che come sempre o come quasi sempre di fronte al mio scetticismo aveva ragione Edelman. Ma quello che volevo dire è che anche qui a Firenze abbiamo questo esempio. No? I funerali dei fratelli Rosselli nel 1951, quando le spoglie dei fratelli Rosselli arrivano qui e, e c'è il problema: dove devono essere inumati? No? A Trespiano, là dove ci sono gli azionisti, il partito d'azione, o al cimitero ebraico? Lo stesso problema si è posto in Polonia quando morì Marek Edelman e fu risolto con. Beh, sta dove, stavano, dove stanno i suoi compagni di rivolta, cioè al cimitero ebraico. E i suoi funerali al cimitero ebraico erano anche un modo per costringere la società polacca a capire che c'era un, un eroe nazionale ebreo, ebreo che parlava lo yiddish, cioè non ebreo integrato, ebreo ebreo, no? E socialista. Allora, e, e quindi anche qui questo, questo è l'altro problema. C'è dentro, forse sto parlando troppo, un'altra cosa eh, rispetto a questo, è ovviamente la questione della giustizia, in due suoi aspetti. Il primo è la giustizia in quanto eh, chiamata responsabilità dei colpevoli, che qui non c'è stata, tu lo descrivi, no? E l'amnistia di Togliatti diventa amnesia. E, e quindi è difficile costruire una, una memoria o anche fare un lutto per, per, per le persone assassinate quando non è chiaro chi è assassino, quando non c'è un tribunale che dice quello lì è assassino. Non, me, cioè non mi importa quanti anni di galera si sono fatti gli assassini, non sono un, un tifoso delle galere. Ma eh, è delle punizioni in galera. Eh, ma eh, la questione è che qualcuno deve dire, e questo qualcuno può essere anche un tribunale. Così come era estremamente difficile rientrare nei beni materiali, che anche questa non è una questione eh, solo di soldi, è una questione di giustizia universale. No? E l'ultima, cosa, anche di questo, se vuoi parlare, perché questo poi è legato a, a fare memoria alle lapidi. L'ultimissima cosa a proposito della giustizia, la questione dei giusti. No? Di cui tu parli molto e non ne non dico di più. Basta. Grazie. Grazie. È verde, quindi dovrebbe andare. Grazie a tutti, grazie alla biblioteca. Katia Ferri, che è stata l'animatrice di questo evento. Camilla Brunelli e Wodek Goldkorn che sono stati presentati, quindi io ringrazio voi che siete qui intervenuti e le questioni che Goldcorn, io avevo tutto un papiro preparato di cui poi forse dirò qualcosa, ma le questioni che pone sono molto sono molto cogenti. Concordo completamente sulla differenza fra lutto e memoria. Sono due eh, il, lutto, eh, il lutto e la memoria portano con sé delle conseguenze completamente diverse. Ecco, questo è eh, un punto che mi vede Molto d'accordo. Il lutto esclude, include, l'esempio a cui ti, tu ti riferisci, è la lapide all'interno, dentro il recinto del Tempio. Ora non sto qui ad aggeggiare, ma molti la conoscono, che ce n'è una del 51, 1951, 18 novembre viene scoperta, e un'altra ai deportati, eh, sempre alla memoria dei deportati, del 2003. È molto importante chi, è dentro, chi non è dentro la prima. Non vengono immessi. Eh, alcuni gruppi alcuni sono degli ebrei ehm, che venivano non, non fiorentini questo ha a che vedere con un'anagrafe che è stata costruita molto dif difficilmente di chi era davvero morto chi era mh, disperso quindi sono notizie che in parte non arrivano a chi si occupa di questo elenco eh? a livello centrale se ne occupò magnificamente il colonnello massimo adolfo vitale che fu il primo a raccogliere i documenti e le testimonianze dei pochi reduci e a rendersi conto della tragedia. Lui aveva perso, mi pare, una sorella, un fratello e si occupa di questo già immediatamente nella Roma, appena liberata, ed è il nucleo della documentazione del centro del CEDEC di Milano. Cioè sono le prime, ogni depor ex deportato che arrivava a Primo Levi compreso, e di tu chi hai visto, dove l'hai vista, ho visto per l'ultima volta e abbiamo queste cose che sono anche nell'archivio della comunità. Quindi c'è un, una, come dire, no? immediatamente non è semplice. La lapide del 51 vede, a parte questi gruppi che sfuggivano un po' alle maglie del censimento di chi era morto, non ci si rende conto subito, naturalmente, della perdita, eh? anche perché gli arrivi sono molto nel, lungo, il, pensate a Levi arriva nell'ottobre. In questa lapide gli altri grandi esclusi sono gli ebrei fascisti fiorentini, cioè non ce li vogliono mettere, sono stati deportati, uccisi, ad Auschwitz, come gli altri, faccio l'esempio della famiglia, della famiglia del Passigli, che è stato il presidente della comunità, Goffredo Passigli, che viene arrestato e deportato da Greve, Greve inchianti, sulle, sulle alture di Greve, in un cupissimo. Erano, si erano rifugiati lì, lui e la sua famiglia. Lui viaggiava anche col suo camioncino, si sentiva invincibile perché, e non si sentiva fuori. Dalle persecuzioni, perché era stato così fascista, era stato un bandierista. Cioè era stato uno che aderiva all'idea che le persecuzioni fossero un po' colpa dei sionisti. Ce l'aveva moltissimo con i sionisti di, e di grande fede fascista ed ebraica. Ecco, lui è stato preso e ne, coi due figli, sono morti tutti e tre: Leone e Giuseppe. Noi nel libro. Del Collotti, abbiamo, abbiamo trovato anche delle belle foto di questi due giovanotti. E lui non c'è nella lapide, cioè non c'è uno dei figli, c'è lui, ma non uno dei figli perché era, era, aveva abiurato. E così non c'è Pietro Chimichi, cioè ci sono questi personaggi che fanno ostacolo. cioè Gli ebrei che sono eh, appena riemersi da questa tragedia, gli ebrei fiorentini, non ce li mettono. Nel 2003 ce li mettono, ci mettono tutti e ci mettono anche i fucilati, che non erano. Eh, Finiti per esempio i Guetta o altri, insomma, che non erano finiti, a... e i fratelli papini, che erano invece dei resistenti: hanno questo cognome non ebraico, ma erano figli: ave... la madre era iscritta alla comunità, e vengono ascritti anche loro, i resistenti appunto. Due giovani fratelli che vengono uccisi in un rastrellamento, erano partigiani, non mi ricordo il nome della brigata, ma nel libro c'è scritto. Quindi ci sono questo dentro e fuori, e questo c'è sempre, sempre, anche nel, in altre lapidi. Allora, a un certo punto in una lapide del 1973, anni 70, non ho trovato una datazione precisa, eh, fuori dal liceo Michelangelo, eh, compaiono insieme anche Nathan Cassuto, eh, la Maria aiutatemi la Enriquez Agnoletti che viene, cioè insieme compaiono alcuni nomi, non si capisce bene che titoli ci siano perché naturalmente anche Nathan Cassuto ha avuto una medaglia al valore civile, poi ci sono questa donna resistente, poi altri, ecco questo nella diciamo così indeterminatezza, ecco questo è molto interessante, cioè l'appartenenza ebraica sia per gli ebrei che per i non ebrei è una cosa fluida, non è stabile, intendo in termini di descrizione storiografica, cioè non che l'identità venga meno, l'identità non viene meno, è difficilissimo che venga meno, anche se si restringe a volte l'ambito, nel dopoguerra l'ambito è solo quello della famiglia, perché si vuole essere uguali agli altri, non si... quelli che restano in Italia, che sono la maggioranza, che non fanno la lia, e non vanno a vivere altrove, cioè in Israele, non vogliono distinguersi un'altra volta, è l'ultimo dei loro desideri. E quindi eh, rimangono. L'ebraismo è confinato, in confinato nel senso che non viene espressa questa identità, oggi è molto più espressa. Quindi, questo significa che c'è un'identità fluida che dipende, è come se si aprisse e si chiudesse, dipende moltissimo anche dai in gran parte dai rapporti con la politica, con la maggioranza e con questo, queste di cose. Ecco, per quanto riguarda il lutto. Beh, non è una novità che noi siamo diventati il paese del dolore quanto al calendario civile, a ragione dell'UNA. Cioè qui eh, c'è questo paradigma vittimario che è assolutamente vincente. Nelle commemorazioni pubbliche. E questo è un fatto di una politica. È una politica. Cioè, ci sono delle istituti, cioè il Parlamento approva queste e noi abbiamo il giorno della Shoah, il giorno del ricordo, messo un pochino a contrasto, no? tanto perché non ci sia troppo spazio per delle posizioni, diciamo così, latamente antifasciste. Poi ci abbiamo il giorno dei morti in mare, il giorno delle vittime del terrorismo, De Luna ne elenca. Io non le ricordo tutte, Tipo 15, non tutte le celebriamo, per fortuna. Ma pensate, se una scuola dovesse celebrare tutte le giornate del calendario civile, il programma non si fa più, cioè ci sono anche questi, questi inciampi. No? Allora, questo paese del dolore, questo paese dove il paradigma vittimario è una cosa grave, non tanto perché queste povere vittime che hanno tutto il diritto di essere celebrate, ma è dove il lutto diventa politica che mi preoccupa, cioè un lutto che non ha attinenza con un'idea di futuro e questo è il problema, cioè se io non ho un'idea anche positiva che circola nella società, diciamo degli eroi, eh, tanto per dirla, Guri Schwarz la dice più in questo senso, degli eroi, non c'è un'idea di futuro, non c'è un'idea, è come se fossimo schiacciati da questa emergenza e così anche il fascismo viene appiattito sulle leggi razziali. Cioè l'unico grande delitto del fascismo è quello, parlo del del quello che Manzoni chiamava la differenza tra il buon senso e il senso comune. Nel senso comune, che è la, così, questo pensiero diffuso, eh, il, il, il fascismo è colpevole delle, solo delle leggi razziali, che è senz'altro colpevole delle leggi anti-ebraiche, ovviamente. Ma c'è tutta una coerenza e un'evoluzione nel fascismo che se non viene riconosciuta, e non viene riconosciuta. E questo è il punto del discorso pubblico secondo me. E questo, come dire, c'è una memoria molto vasta, molto ipertrofica da questo punto di vista della Shoah. Tutti gli anni, il 27 di gennaio, entra la polemica. L'ultimo è l'articolo di Venegoni, che è il presidente nazionale dell'ANED, che ha fatto un articolo dicendo: si commemora sempre la Shoah e mai le vittime, che sarebbero i nemici del Reich, quelli cosiddetti deportati politici. C'è anche questo meccanismo di concorrenza fra vittime e questo lo esprimono anche le lapidi. Noi siamo qui a Firenze con una lapide che ha cercato di superare. Questa concorrenza, che è la lapide che sta alla Galleria delle Carrozze in via Cavour e dove sono elencati tutti i deportati. Con solo un asterisco che mi pare rappresenti quelli che sono tornati per fare vedere quanto erano pochi. Gli ebrei sono insieme agli altri, affratellati nella lotta, però poi per spiegare e distinguo c'è una, una specie di libro che accompagna la lapide e che è, eh, come dire, con anche i nomi di chi ha fatto le ricerche e, e, ed è una spiegazione che, come dire è completamente contraria a come vengono fatte le lapidi, cioè con stile lapidario, eh? cioè perché lì la paura di non essere, di non dare a ciascuno il proprio è diventata una, una, una precisa, che va benissimo, però naturalmente noi dobbiamo avere uno sguardo critico e capire che si tratta anche di una difficoltà, che una, una, una spiegazione di questa natura vuol dire che non è, non è immediatamente percepibile no? Nella, nel senso comune. Ecco, questo, un po' quello che mi sembrava di poter dire. Ecco, volevo anche dire qualcosa sulla, eh, beh, l'amnesia, amnistia, sì, senza dubbio. Questo è stato durissimo non avere un, un giudizio, un, 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 un aspetto giudiziario. Cioè sono andati tutti i persecutori, tutti i persecutori, io parlo qui di Martelloni perché lui era istituzionalmente un persecutore, era un antisemita, ma non era uno che lavorava da solo, era un ufficio della prefettura, della prefettura di Firenze. Allora, eh, qui eh, c'è tutto un rimosso che riguarda l'operato antisemita della Repubblica Sociale Italiana. È un rimosso innanzitutto dei neofascisti. Cioè i neofascisti quando ricostituiscono il movimento sociale, mi sembra nel 1946, eh, portano vanto di tutte le loro imprese, compresa la guerra, ma sul piano dell'antisemitismo eh, dell non esce niente e i leader degli anti antisemiti non emergono nella, nella nuova leadership. Peccato però che nel 1967, quindi siamo nella Summer of Love, siamo una, un anno prima del movimento degli studenti, esce questo libro, frutto di una polemica tra quel famoso colonnello vitale di cui vi dicevo prima e Pisanò, che è un importante esponente del movimento sociale italiano e della Repubblica Sociale Italiana, con le armi in pugno. Lui è un combattente ed è diventato un importante giornalista e credo anche parlamentare per un periodo. Questo Pisanò scrive un libro che si chiama. È il frutto delle sue conversazioni. Sul mi sembra sul Candido, che era un, con questo Massimo. questo colonnello ebreo. Gli scrive gli dice: Guarda, qui ci sono delle vittime, bambini, eccetera. Lui nel rispondergli si espone: cioè l'unico che ha il coraggio di dire beh, delle cose molto interessanti. Primo, che la guerra è colpa degli ebrei 1967 è caduto. Io, io nel 67 ero già. Non ero, molto, insomma, avevo, ero piccola, ma non, sarebbe stato da metterlo su tutti i giornali. Nessuno se n'è accorto. Due: che è colpa degli ebrei la guerra. E due: che i bambini ebrei sono morti, ma sono morti anche i bambini nei bombardamenti. E quindi, che differenza c'è? Cioè la, e allora mi è capitato in termini didattici in uno dei, di confrontare quello che dice Pisanò nel 67 con delle frasi di Farinacci che era antisemita da sempre uno dei ras eh, più antisemiti del fascismo il fascismo non ha ragione l'abbiamo detto in tanti cioè non nasce antisemita poi lo diventa ma ha sempre comunque una piccola enclave di antisemiti di cui fa parte, fanno parte Farinacci, Preziosi sono gli antifascisti storici del, gli antisemiti storici del fascismo che poi via via prendono prendono potere, ma insomma, eh, dal 38 in poi. Comunque questo eh, brano del libro di Pisano è eh, calcato quasi, sembra, sullo scritto di Farinacci. Quindi c'è una continuità che lui solo rivendica, quel che mi consta, voglio fare uno studio su questo perché mi pare molto interessante il 1967 e che vive nell'ambito della... Ecco, è Fini che rompe questa cosa quando va a Gerusalemme, la Shoah, il male assoluto, qualcosa del genere, ma non parla mai delle responsabilità italiane. Non c'è una parola, non c'è una parola, se voi eh, pensate alle infinite manifestazioni del 27 gennaio a cui tutti noi assistiamo, i telegiornali, eccetera, le responsabilità italiane le rivendicano i testimoni quindi ormai sono pochi, la segre lo dice spesso, e gli storici, perché per forza, perché l'abbiamo studiata e perché siamo certi che sia così, e, e non, non penetrano però nel discorso pubblico. Cioè, io quando ho messo le mani sulle carte di Martelloni, del processo Martelloni, non l'aveva mai esaminata nessuno ed era, ed era più o meno, nel, il libro è uscito nel 2007, quindi gli anni del 2000, cioè questo è il, il vero rimosso che riguarda noi. Qui non c'è né lutto né memoria, c'è una rimozione che riguarda le responsabilità della Repubblica Sociale, che appunto possiamo dirlo qui in un ambito colto, ma che non eh, difficilmente arriva. Ecco. L'amnistia è stata un disastro perché avere qualcuno che riconosce la colpevolezza, eh, ha detto molto bene, vuote non è un problema di quanti anni gli diamo, ma è il fatto di avere una cosa pubblica. La Piera Sonnino, che è una ebrea genovesore morta, è, è la superstite di otto membri della sua famiglia. E lei, tutte le mattine, lo racconta nel suo libro di memorie, incontrava, perché ahimè abitava nel suo, Genova è grande, ma purtroppo abitavano vicino, il, la spia che aveva portato all'arresto suo e della sua famiglia, che portava il nipote, il figlio, allo stesso asilo di, su, di, di sua figlia. Questo è una cosa che noi non possiamo, è difficilmente commisurabile. Allora, tutta questa memoria poi alla fine ha delle ipertrofie e poi ha delle, delle, anche dei vuoti e dei pieni. Ecco, per quanto riguarda, poi penso di, insomma, magari riparlate un po' voi. Ecco, la partecipazione alla resistenza. Qui è bellissimo secondo me il diario di Giulio Supino. Dunque Giulio Supino è un ingegnere idraulico antifascista, è uno dei fondatori del Partito d'Azione e ehm, vive, nasce a Firenze, vive a Bologna. Bologna era appunto all'università. Giulio Supino ehm, viene con la famiglia a Firenze, decide di non usufruire degli aiuti che potrebbe avere avuto. Nel, parlo del periodo delle persecuzioni delle vite, quindi si doveva nascondere. Lui, la moglie e la figliola che si chiamava Valentina. La moglie era una bene. Eh, alta borghesia ebraica fiorentina, entrambi. Eh, lui. Ehm dice no, non mi nascondo a Bologna perché ho un accento fiorentino, perché sarò, sarei subito riconoscibile. E arriva a Firenze e tutto il periodo rimangono molto ben protetti a casa di gente antifascista, che non fanno la resistenza, sono una famiglia, un insegnante, il marito, un figliolo, che li ospitano, dicono che sono sfollati, però sono ospi, è un ospitaggio assolutamente sicuro. Lui scrive un diario, un diario che comincia mi sembra nel 40, un diario bellissimo. E questo, in questo diario, lui all'8 settembre è contento e scrive: Adesso io cito a memoria, ma mh, è bellissimo. Oh, dice finalmente, così anche noi ebrei andremo sulle barricate. Cioè, c'è questo senso che la resistenza sia universalistica, che valga per tutti e che sia una cosa appunto universalizzante, cioè che ci riguarda tutti al di là. Delle appartenenze, poi lui la fa la resistenza nel suo modo, cioè gira. Lui non è un uomo giovanissimo, non va nelle brigate. Gira per la città, però oltretutto ha lo sguardo ingegneresco. Per cui scopre per esempio tutti i treni che, che passano sul campo di Marte con la piccola per mano, e insomma, e, naturalmente con tutti i rischi. È un diario molto bello che racconta poi tutti i rischi della clandestinità e anche cos'è la guerra civile, cioè la guerra civile è quella cosa per cui la domestica è fascista. Ha perso un fratello, un cognato nella guerra civile, cioè nel... è morto, è stato ucciso e quindi lei è pericolosa perché lei comincia a fare domande a questa famiglia che li accoglie e dice ma chi sono questi, cioè i supino, che hanno naturalmente un altro nome, si chiamavano serpino perché nella resistenza si poteva avere accesso più, fa... più facilmente. Attraverso la resistenza ai documenti falsi, che erano molto importanti per vivere in clandestinità, in città, nascosti in città. E quando lei comincia a fare eh, ma dice non escono mai, come mai sono qui? E allora lì naturalmente non la si può licenziare, non la si può. C'è questa vicinanza con il nemico che è tipica delle guerre civili e che è molto, molto distruttiva anche, diciamo così, del tessuto pubblico, a quel punto loro cominciano a uscire, cioè a darsi da fare per cercare, lui, la moglie, la bambina, per cercare di uscire un po' tutti i giorni per non dare adito a questa donna illicenziabile, quanto, perché un altro va e via, invece no, assolutamente, bisogna fugare i dubbi in un altro modo. Ecco, questo per dire. Ecco, per quanto, questo per quanto riguarda, forse non ho risposto a tutte le domande di vuote che sono molto complesse e che meritano anche altre riflessioni. Però ora vi dirò, e poi smetto, qualcosa sulle lapidi, perché secondo me le lapidi, le lapidi hanno una natura ancipite. Cioè le lapidi sono piene di parole che noi non leggiamo, non le guardiamo, cioè sono messe come una cosa eterna, che dovrebbe essere eterna, e invece non è vero, questo è un inganno. Sono valori che non sono eterni. Niente più, le più delle lapidi rischia di diventare muto e inerte. Eh? Niente dà più delle lapidi il senso di come cambiano le cose nel tempo. Tanto per dirne una, le lapidi che ho trovato io più distanti sono quelle dopo la Prima Guerra Mondiale. Noi abbiamo perso quel senso di una guerra rigeneratrice. Oggi quasi si fa fatica a chiamare guerre le guerre, di una guerra che, eh, co, piena di martiri gloriosi che con il loro sangue, questa faccenda del sangue veniva per, dal risorgimento, non l'hanno inventata, che con il loro sangue rigenerano la nazione. Ecco, quindi qui si tratta, per chi le studia e le usa come una fonte storica, di fare parlare questo tempo che le lapidi rappresentano e che magari a volte a noi dice meno. Ecco, questo è quello che ho cercato di fare perché mi pareva che questa faccenda delle lapidi che hanno, questo, hanno una fortissima storicità, sono oggetti molto pieni di storicità e che questa faccenda potesse illuminare dal punto di vista di queste fonti le relazioni ebraico-cristiane, che sono relazioni appunto di... Eh, non, fluide, molto fluide e non eh, sempre uguali a se stesse, che cambiano sia da parte ebraica che anche da parte della maggioranza. Cambiano gli sguardi, cambiano le considerazioni che si ha gli uni degli altri e cambia il modo anche di attraversarsi nelle rispettive, nelle rispettive identità. E poi la, appunto l'identità la mettiamo come una parola molto molto critica eh, da questo punto di vista. Le identità non sono eterne come molti pensano, non sono qualcosa che in noi è radicato come se fosse il nostro DNA. Io non credo affatto che l'identità sia un DNA, le identità cambiano, ne abbiamo tante, siamo come diceva la Rosi Braidotti tanti anni fa degli io eh, nomadi. Eh. L'io nomade io credo che sia una buona interpretazione anche per questo genere di problemi. Sì, mm. alcune cose che sono state dette mi chiamano in causa direttamente. Siccome il tono è stato anche critico, giustamente mi sento di dover un po' rispondere. Mi riferisco in particolare a, alla galleria delle carrozze che hai richiamato. Eh, quella, eh, non so se l'avete vi visto, eh, si trova proprio fra, fra Via Cavour e Via Ginori. Dentro dentro Palazzo Medici Riccardi e siccome siamo stati proprio noi della fondazione responsabili di quella targa, come la vogliamo chiamare, perché non somiglia poi tanto a una targa, è una struttura in plexiglass molto grande, con i nomi in ordine alfabetico di eh, deportati, eh, sia ebrei che politici. Eh, come andò? Allora, andò così che fu l'allora presidente della provincia di Firenze, Andrea Barducci, a chiedere una cosa del genere, a chiederla a noi e, e noi abbiamo fatto quello che pensavamo fosse la cosa giusta da fare, anche se quello che dici non è sbagliato, no? questa fatica, no? questa difficoltà a fare una cosa. Giusta, se così si può dire. Volendo mettere insieme vicende che sappiamo bene, vanno separate, vanno eh, inserite nel proprio contesto, nel modo eh, appropriato, nel modo insomma come, come bi bisogna fare per eh, vicende anche di diverse, abbiamo poi dovuto fare accanto, no, eh, applicare accanto a questa targa un testo molto lungo dove si specifica e si dice. No, ma questa è stata la persecuzione antibraica, eh, questa è stata la politica del genocidio, quest'altra invece è stata una delle risposte alla resistenza, cioè la deportazione, una delle risposte. No, che fu data e tutte queste spiegazioni con tanto di, di fonti, di, 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 di bibliografia effettivamente anti eh no? un po' un, un non monumento, una non targa, un qualcosa che è più vicino a una pubblicazione, però ci è sembrato l'unico modo per farlo in modo, in modo corretto. Se si è riuscito non lo so, non so neanche quante persone vanno poi o si fermano camminando. Eh, io penso tutto sommato che, che non sia stato sbagliato farlo in questo modo, e anche se ci dimostra quello che tu spieghi in tutto il libro, insomma, no? le difficoltà nel trovare un modo eh, così anche breve di, di rappresentare eh, la realtà. Noi ti vorrei fare una domanda sulle pietre di inciampo perché ne parli nel libro. E Ne abbiamo parlato in altre occasioni, io mi accorgo quando anche recentemente mettiamo le pietre come a Firenze, le abbiamo messe a Prato, ehm, che incontrano moltissima eh, l'approvazione, la, l'interesse delle persone anche nelle scuole, perché lavoriamo anche con le scuole, con i ragazzi, no? che capiscono al volo di cosa stiamo parlando, è una cosa piccola, molto concreta, lì, là, dietro casa tua. Nel, no, il mio, nel palazzo accanto è successo questo quindi questo monumento diffuso diffuso concreto no? che anche Demnik ci ha spiegato più volte perché l'ha fatto lui come tedesco e poi dopo c'è tempo vorrei parlarvi un po' di que quello che ha fatto la Germania Dunque due cose. Le pietre di inciampo sono questo monumento minimale, ora sono arrivate anche a Firenze, tardivamente rispetto a Roma, a Milano. La prima nella provincia è stata San Casciano con due, con delle storie. Allora, le pietre di hanno alcuni. Il primo pregio è che ha bisogno per esistere della non c'è pesto, papà. Forse mi sentito No, no, c'è cioè lo streaming, Ah non Grazie. no, bisogna anche farlo per lo streaming. Dicevo, c'è bisogno della ricerca storica perché, anche se i dati che le pietre contengono sono pochi, perché c'è scritta la data di nascita, il luogo dell'arresto, il luogo del il campo di dove sono finiti, sono, sono eh, indispensabili. È cioè, indispensabile avere alle spalle una storia che restituisce alle persone. Questo è un aspetto, secondo me, interessante delle pietre d'inciampo, no? questa individualizzazione della vittima. Il, il problema è che cioè il problema, io ho cercato di leggere ogni lapide in un senso critico quindi anche le pietre d'inciampo le pietre d'inciampo sono a committenza privata e questo vuol dire diverse cose privata vuol dire che eh, allora per esempio privata può essere un ente, una persona non necessariamente un familiare noi in eh, via Palazzuolo abbiamo messo quest'anno due pietre d'inciampo come comitato di via Palazzuolo a due Sorelle poverissime in cui mi ero imbattuta io, nella, io vivo in via Palazzuolo, non lontano da loro, quando guardavo dei documenti ho detto, Oi boh, ecco due vittime della razzia eh, bruttissima che è avvenuta, terribile, uno dei peggiori eh, avvenimenti delle retate fiorentine tra il 26 e il 27 novembre al convento del Carmine, in piazza del Carmine. Le due, eh, due sorelle, Affortunata e Irma. Tanto affortunata non è stata, 63-61 anni. Nei documenti vengono chiamate le vecchine di Borgogni Santi, perché evidentemente loro avvertite dal rabbino che c'erano pericoli, sono andate a chiedere aiuto alla Chiesa di Borgogni Santi, da lì hanno attraversato l'Arno e sono state, si sono rifugiate a questo convento che poi si è rivelato fatale e naturalmente. Quindi c'è una committenza privata che può essere molto positiva da una parte una famiglia che riscopre, eh, che una, qualche famiglia, qualche erede di qualche vittima che riscopre eh, una situazione familiare, la riscopre o attraverso la ricerca storica o attraverso una ricerca nell'archivio di casa, ecco. Nello stesso tempo c'è una rinuncia da parte della sfera pubblica a, a qualcosa che riguardi i contesti, per esempio. Allora, si spera che le pietre d'inciampo, infatti molto bene questi lavori nelle scuole che ricostruiscono le storie, però c'è una estrema soggettivizzazione, non so come dire. Questa individualità delle vittime è come se sfuggisse da, dal punto di vista del monumento. Poi quello che c'è intorno al monumento può aiutare a non farlo sfuggire, il contesto. Cioè, quindi, eh, anche lì, eh, insomma, eh, secondo me, indica una frammentazione che noi, di cui noi forse non, non, non ci rendiamo conto oggi, che forse sarà più chiara dopo. Vi faccio un esempio. Allora, tre famiglie vengono prese a catena a un certo punto, cioè eh, due rabbini tra l'altro e un'altra famiglia. Eh, allora, ehm, eh, I due rabbini si andavano a trovare, vengono traditi e c'è una spiata naturalmente. Si punta ai beni, anche se i beni, i beni poi in tempo di guerra era roba che quando noi leggiamo i verbali dei sequestri dice due cuscini, comunque tutto faceva a brodo. E loro avevano anche qualcosina di più, ma poco, uno era il rabbino di Modena. Allora, il, I parenti di uno, i parenti diciamo di queste due famiglie vivevano insieme, imparentate in via del Gelsomino. Eh, un altro, che era l'altro rabbino, viveva in centro e si erano andati a trovare, quindi adesso la vicenda non ve la sto a ridire perché è un po' lunga. Ma cos'è successo? Che in via del Gelsomino sono state posate le lapidi di quella, di quella famiglia imparentata, quegli altri niente, perché niente? Perché probabilmente non hanno più eredi, allora. Per me che ho ricostruito la vicenda interamente, le vittime erano nove di questa vicenda specifica, molto legate nel loro terribile destino, ebbene quelli hanno i parenti, quegli altri no. Cioè, Per esempio, eh, quest'anno in una delle pietre d'inciampo mi sono resa conto, purtroppo alla fine del processo della posa, che mancava una vittima in una delle pietre. Adesso poi ne parleremo, adesso esiste un comitato, quindi questo io non l'avevo viste tutte finite, però mancava una vittima, probabilmente nella stessa famiglia col passare del tempo, si è persa questa memoria, perché è normale, sono passati 80 anni, quindi questi eredi non è che sono depositari, anzi gli eredi molto spesso sono figli di quelli che si sono salvati, quindi spesso sono le memorie dei sommersi, sono dei deportati, sono memorie che sono finite con loro. Quindi è la ricerca storica che a volte ne sappiamo di più dei parenti, a volte di meno, a volte di più, perché abbiamo visto per esempio una trasporta in list, oppure delle liste della curia, no? è così. Quindi c'è questo questo, come dire, intorno alle pietre d'inciampo che pure mi vedono e che hanno un grande, altri grandi pregi. Per esempio, raccoglie Demnik, nel suo intendimento sono tutte le vittime del, del nazifascismo che lui vuole mettere sulle pietre, si possono mettere, quindi in Italia anche gli internati militari, eh, gli omosessuali, laddove siano stati vittime anche loro, in, uccisi. Nei Lager, i testimoni te di Geova e tutto quanto, questo può essere. Però insomma, ecco, secondo me c'è questo, questo problema, de, io lo vedo come un problema della frammentazione. C'è una memoria che rischia di essere molto frantumata e di non avere più l'ambizione di ricostruire qualcosa di un contesto. Eh, non so se voi non siete tanto d'accordo, però insomma io, la, ogni tanto io l'ho sentito, soprattutto nelle storie, per, come, per esempio invece molto. Allora, de, rispetto alle dimensioni, a volte invece sono emersi, emergono. La comunità ebraica ha commissionato una ricerca per le, per le persone deportate dall'ospizio eh, ebraico, oggi è in via Carducci, allora era in viale Amendola che, ho, che si chiamava, Fra mh, eh, vabbè, aveva un altro nome, Fratelli d'Italia, no? Fratelli d'Italia è un lapsus mio. Giovane Italia, grazie. Giovine Italia, eh, che è stato bombardato, quindi lì non c'è più l'edificio. Eh? Però ecco, allora la ricerca ha consentito di fare emergere questi 25 nomi, che non è neanche detto che siano tutti, però questi almeno sono certi. Ecco, lì c'è invece un senso proprio, secondo me, come dire, no? di maggiore collettivo, perché un collettivo era l'ospizio, infatti la richiesta, la committenza è stata la comunità in questo caso. Eh? Noi abbiamo fatto la ricerca e la comunità voleva riverificare questi nomi e sono tutti lì insieme, ecco, cioè, secondo me. E per il resto, sì, c'è quest'area, secondo me. Questo. E poi volevo invece, già che l'ultima, poi mi chiedo davvero. Allora, voi vedete che c'è, questi sono, questa mi piace moltissimo, eh, l'ho messa in copertina perché... La Viella mi ha detto: no, dice le lapidi in copertina, non le vuole nessuno vedere. E allora eh, c'è questo l'artista che ha fatto questo monumento 1928. Si chiamava Guglielmo Vita, era un fascistone anche lui, però aveva ha scritto delle cose molto, molto umoristiche, anche detestava l'ondata. Della prima guerra mondiale monumentale, detestava, diceva, tutti questi busti, mezzi busti che si ergono nelle piazze, anche quella risorgimentale. E quindi lui fa una cosa diversa, una fontana che ricorda un po' le tavole anche. Allora, però, voi vedete, allora, questi sono gli stessi nomi che, che ricorrono nella lapide che avete visto prima del 1920. 28 siamo in epoca fascista. Allora cosa fanno però? Qual è l'operazione politica? L'operazione politica è di aggiungere ai morti della prima guerra mondiale anche il martire fascista. Il martire fascista è morto nel 1920 in una, martire lo chiamavano così loro, avevano anche fatto una cripta in Santa Croce del martire fascista, erano quelli morti nel biennio rosso laddove venivano uccisi anche i fascisti, questo si chiamava Bolaffi. Gino, mi sembra. Allora, Bolaffi Gino era inciso, vedete che c'è sotto Brandeis, Guglielmo. Allora, cosa è successo nel dopoguerra? Che è stata abrasa, perché non era più, eh, come dire, non era più nella sensazione, per questo le lapidi hanno, sono cariche di storicità. Uno dice, ma per, come mai? Potevano metterle, e invece è per quello, perché è stato abraso. È stato abraso il suo nome. Così come un'altra lapide, che oggi non c'è assolutamente più, cioè quella in onore dell'impero nel 1937 viene retta dentro il recinto del Tempio, quella viene addirittura buttata giù nel dopoguerra. Io l'ho ritrovato delle foto, sono stata fortunata perché ci sono delle bellissime foto, e che era anche questa opera di questo vita, che poi invece nella dopo la guerra lui si è salvato e dopo la guerra ha avuto un grande ripensamento, lui ha fatto proprio una sorta di autocritica, è entrato poi nell'amicizia ebraico-cristiana e ha proseguito la sua vita all'insegna di ben altri ideali e quindi la fontana. La fontana dei caduti, lui l'aveva chiamata. Come vedete, molto sobria. E questo è il segno della storia, cioè questa abrasione che del, del martire fascista, che invece ora viene, delle, viene me, annesso alla Medanassio Memorie. No? Oggi di Gino Bolaffi non sappiamo quasi più nulla. Non so se i fascisti lo celebra, celebrano ancora quei martiri, ma penso di no, che si siano dimenticati anche loro. Ne hanno di nuovi. Basta, grazie. C'è qualche domanda? Allora, mi sembra molto evocativa la distinzione che lei ha proposto. Lutto, elaborazione del lutto, memoria. E ho cercato di fare un po' una esplorazione di questi tre concetti. Quando a un fenomeno si mettono a disposizione più parole, allora, evidentemente c'è spazio per eh, aggiungere significati. E allora, ehm, cosa succede diciamo alle persone quando hanno un lutto, lo elaborano e poi effettivamente eh, passano alla memoria. Nella memoria ci sono due fenomeni, secondo me, che quasi quasi sono, corrispondono a un processo digestivo. Io della, della mia persona cara morta. La spoglio degli aspetti che riguardavano i significati della sua vita e questi li faccio miei e diventano parte di me stesso, e quindi entrano a far parte del mio futuro: gli insegnamenti di un genitore, i, i valori perseguiti, le scelte fatte. E um, di questo, persona, spogliandolo di questo, la mia persona cara diventa una persona che semplicemente ha svolto la sua vita e ha gioito delle sue cose ed è diciamo resta la parte semplice, la parte vitale. Allora, se questo processo è un processo corretto e condivisibile, mi dico non si può applicare anche al fenomeno del lutto, dei, degli eccidi che ci sono stati. Ehm, contro gli ebrei e contro le minoranze durante il, il fascismo e il nazismo e eh, la memoria di questo non può corrispondere come nel caso dei nostri cari a uno sdoppiamento per cui da una parte effettivamente come lei indicava li possiamo vedere come persone vive che hanno vissuto la loro vita e dall'altra parte le possiamo vedere come persone che ci hanno trasferito dei valori in parte loro, in parte le loro vicende e con questi valori noi andiamo avanti. Forse il risultato di questo sarebbe proprio ehm, eh, disinnescare il problema della, del, diciamo, del riferimento ai, ai, diciamo, alle, agli, ai genocidi eh, per farlo diventare materia nostra per fare le scelte giuste e per garantirci di fronte a nuove uh, fiammate no? del, del, um, della cattiveria umana, um, garantirci di essere dalla parte giusta, perché in fondo la memoria serve a questo, garantirci di essere dalla parte giusta. No, era una, um, un quesito per uh, Vlade Goldcorn, perché mi, mi è sembrato di capire all'inizio del tuo discorso una certa perplessità per quanto riguarda la giornata delle memorie, soprattutto per come andare avanti con... Eh? Io, io ho sempre avuto l'impressione, ultimamente ho avuto l'impressione, di un certo pericolo nella giornata della memoria, um, in un certo senso di una troppa concentrazione sui campi. È tutto Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz. Uh, io ho notato con i miei studenti a Siena molto spesso che ormai so c'è una generazione di studenti che sanno tutto del dei campi e non sanno niente del nazismo. Um, quindi il fenomeno del, uh, dei campi è diventato um, una cosa in sé um, e non sanno molto bene le cause di queste cose. Uh, un secondo aspetto di questo è che se loro guardano semplicemente ai, solo ai campi, uh, non sanno del nazismo non collegano il nazismo con il fascismo. Um, e quindi non vedono questo nesso fra l'Italia e la Germania nella Seconda Guerra Mondiale e anche prima. Uh, ho sentito, io ho seguito con un po' di attenzione le trasmissioni della radio uh, il 27 gennaio e mi è stupito sentire alcune cose dette, cioè alcune trasmissioni che guardano. Questi è sul giornale radio, questo, che parlavano della giornata della memoria, ma riuscivano a parlare della giornata della memoria senza mai nominare il fascismo. Um, ora, uh, ho, ho sentito anche un'altra trasmissione di, um, chi era? Capo Greco, su, parlava del campo di Ferramonti. E lui ha usato una parola che secondo me era molto giusta, una parola che probabilmente non esiste. Lui ha detto che bisogna nostralizzare um, la nostra responsabilità per queste cose, cioè rendere il nostro uh, questa esperienza. Ora, il problema del, dei campi, in un certo senso, è che ci allontana da questo, questo nostro. Non lo so se questa è una riflessione giusta. Grazie. Devo, ma eh, vabbè. E allora io eh, comincio con eh, la prima riflessione. E, eh, mi ha molto colpito questa cosa del, dei genitori che, che in qualche modo vivono dentro di noi, no? e, era questo, no? e ci dà nel futuro. E, perché una volta mh, Amos Oz, che peraltro non ha avuto buoni rapporti con, con, con i genitori per cioè, ragioni completamente opposte, la madre e il padre, però a un certo punto, eh, una volta mi ha detto, sai perché a un certo punto si diventa incinti dei propri genitori, no? Ed è esattamente questo, no? È esattamente questo. Ma questo riguarda anche la memoria delle, delle, delle... cioè quello che lei ha detto era... Mh, sono circa 40 anni che io sto, sto andando in giro a dire eh, scopriamo la vita, non, non parliamo della morte, no? Eh, cioè rompiamo questo prisma de, de, di Auschwitz quando vogliamo parlare degli ebrei, no? Eh, C'è cioè, so qualcuno che l'ha detto: la storia degli ebrei non, è, non coincide con la storia dell'antisemitismo. La storia degli ebrei non è la storia dell'antisemitismo, l'ha detto Yehuda Bauer, no? eh, uno dei fo fondatori di di Yad Vashem. E, ora, e, e quindi questo, questo è evidente e, e qui è una riflessione che faccio di nuovo a caldo, e fare questo, eh, siccome io poi vengo dalla Polonia e siccome il nucleo della Shoah è lì, eh, allora in Polonia è facile farlo perché esisteva perché so, erano 3 milioni di ebrei che parlavano una lingua distinta, cioè lo yiddish, e avevano una vita politica, c'erano cioè partiti politici, sindacati, scuole, teatro, eh, cinematografia, biblioteche, eh, associazio associazioni eccetera eccetera, avevano una vita autonoma dove esprimevano la loro soggettività collettiva e quindi sono anni ormai... Per fortuna che in Polonia si ricostruisce questa, no? c'è tutta una scuola polacca della Shoah, che lo chiamano così in Francia, e c'è una serie di eh, eh, st eh, mh, storici, soprattutto storiche quarantenni, che, eh, che ricostruiscono tutto, ricostruiscono le vite, ricostruiscono tutto quanto in funzione del futuro, anche come impegno politico. No? Cioè, ricostruiscono per esempio le vite delle protofemministe e Rachel Auerbach per citarne una senza la quale non ci sarebbe stato il processo Eichmann no? e che è stata poi dimenticata completamente. E, 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 allora ho la storia del Bund, il partito socialista del, ebraico in, in Polonia che, che vive a Varsavia proprio vive, viene... Le bandiere del Bund vengono usate dai giovani antifascisti, nelle loro. No? In Italia è un po' più difficile perché è la storia più intima, sono storie familiari, come ha detto prima Marta. No? È quello, no? Perché pri, prima. Poi, 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 poi No, no, mi taccio, poi parlo. con... Quell'altra cosa. Perché quando Marta ha parlato prima della privatizzazione delle, 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 delle pietre d'inciampo, no? Eh, a me le pietre di ciampo piacciono molto, però poi ho pensato a, a un'altra a un cosa, ho pensato a un, eh, a un, a, al principale storico del ghetto di Varsavia che si chiama Jacek Leochak, non ebreo peraltro, è quello che proprio ha ricostruito con Barbara Engelking la vita perché è il ghetto meglio, meglio documentato. Eh, grazie all'archivio Ringelblum c'è un gruppo di intellettuali che scriveva la storia mentre succedeva. La loro storia di cui faceva parte anche appunto Rachel Auerbach. Allora, eh, lui quando parla del quartiere ebraico a Varsavia, Muranov, eh, che è stato... Dopo la guerra sono state costruite delle case, dei palazzi sopra le macerie, non era possibile sgombrare le macerie. Quindi quel luogo è pieno di fantasmi, no? che per me non sono una metafora. Io credo veramente che ci siano lì dei fantasmi. E lui, chiama, e lui ha detto: a un certo punto abbiamo fatto una cosa su Zoom, e lui ha detto: Ma questi fantasmi chiamiamoli, chiamiamoli compres, copresenze? Cioè chi abita a Murano? A delle copresenze, c'è cioè che è un modo per restituire alla vita. Credo che le pietre d'inciampo sono un po' questo, no? Restituire alla vita le persone, no? Solo che a Firenze sono sparse, perché non c'era un quartiere dove abitavano gli ebrei e poi erano pochi, però questa funzione forse ce l'hanno, no? Forse ce l'hanno, no? E per quanto riguarda il professor Corner, eh, allora. Sì, esattamente, cioè io sono, sono molto d'accordo con te, cioè, e, 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 e posso citare Agnes Heller, no? la filosofa, no? che a un certo punto, che lei poi negli ultimi anni della sua vita era molto, era molto presente la questione della memoria, della sua memoria, della, di, di ragazza nel ghetto di Budapest che è sopravvissuta per caso, Mentre li stavano fucilando hanno smesso un po' prima che fosse il suo turno, no? E quindi lei diceva un giorno, mi ha detto ora, era una cosa pubblica come questa qui, mi ha detto guarda, non basta portare i ragazzi ad Auschwitz. Cioè poi devi spiegargli tutto, no? Cioè, se li porti ad Auschwitz possono anche essere dalla parte dei, scegliere l'altra parte, la parte dei carnefici, se non gli spieghi cosa è se gli, e se non gli insegni l'empatia, non sono le cose razionali che fanno le guide ad Auschwitz, no? E, ed è sì, è, oddio, anche su questo, non voglio ma ho scritto veramente tante cose perché per me anche è anche una questione personale abbastanza mh, inquietante per me. No? Cioè perché Auschwitz è diventata una specie di metaonimia meta della de, de, de Shoah e del luogo simbolico. No? Il caso vuole che, che il mio cimitero di famiglia. Io mi arrabbio molto spesso. Cioè, qua, ogni volta che vedo lì una commemorazione pubblica con capi di Stato, politici, mercanti armi, delle armi, mi arrabbio seriamente, no? Cioè, scusate, questo è il posto mio, cioè, che, cosa, che cosa ci fate lì, no? Dopodiché ovviamente non posso impedire questa cosa, ed è va bene che, quel, che esiste il museo di Auschwitz ogni volta che mi capita di parlare, con Piotr Zivinski, il direttore di, de, del Museo di Auschwitz, lo ringrazio per come lui comunque tiene quella cosa con tutte le, le critiche che gli faccio. No? Per questo, eh, ho questo rapporto abbastanza ambivalente con, con quella roba lì, e va bene così, e va bene così. Eh, eh, ma, eh, e quindi, eh, e, quindi eh, e quindi, certo, anche perché eh, la... la, la, la Diciamo che l'egemonia di Auschwitz risale agli anni Ottanta, no? cioè, prima non era il luogo centrale della memoria della Shoah, cioè, erano altri campi, si parlava di Treblinka, si parlava addirittura di Majdanek, all'inizio di Majdanek che oggi nessuno neanche sa dell'esistenza, è a Lublino, quasi al centro della città. E, 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 ed è diventato centrale perché è diventata centrale la Shoah. Per, la, per, per in qualche modo l'identità degli ebrei americani e degli ebrei occidentali, ed Auschwitz era il luogo dove portavano gli ebrei occidentali, più quelli dell'Ungheria, dell più quelli dei Balcani, cioè la Grecia. No? Ma, ma gli ebrei polacchi non morivano a Treblinka, morivano a Beusez. Un po' di ebrei olandesi a Sobibur, e infatti è molto forte la presenza de, de, degli ebrei. Allora, tutto questo ovviamente è. Ed è e mi dispiace molto che, tu, che quando una cosa che riguarda la storia. Ora, lo so che la, gli, che la storia è, è nemica della memoria e viceversa, però, quando la, la. e va bene anche questo, così questo rapporto dialettico. Però quando la storia, quindi io mi occupo della memoria, non della storia, ma quando la memoria eccede la storia e sopraffà la storia e non è più il palinsesto della storia, ma qualcosa di più importante della storia, non va bene, non va bene, non va bene, lo dico da cultore della memoria. Da da, non va bene no, e questo è il grosso limite eh, di Auschwitz d'altronde dire non, non, non mandiamo più i ragazzi ad Auschwitz non si può, va bene che li mandino ma bisogna vedere come l'ultimissima cosa che voglio dire è quella eh, anche io ho sentito quella cosa di, di Spartaco eh, capogreco, capogreco no? e, e anche un po' di altre cose simili e anche su questo io ho una io veramente conto zero, ma ho una, una, un, un atteggiamento un po' ambivalente su questa cosa nostricizzare, nostri, nostralizzare. Perché è la Shoah è la catastrofe della civiltà, per, per, per citare Dandiner, uno storico importante. no? È il nichilismo radicale: no? è il bene che diventa male, è, è, è il male che invece diventa bene, e il nulla no? è, 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 il, 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 è sradicare la memoria degli ebrei dalla memoria del mondo e no? togliere e cancellare i dieci comandamenti, le scritture. È tutto questo è per questo che in tutta, non è un, 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 il giorno della, della memoria non è un affare degli ebrei e, neanche, e non è solo in Italia, è, è una cosa internazionale, in tutto il mondo. No? Ho paura. Allora, da un lato va benissimo che gli italiani facciano i conti con le proprie, con le proprie colpe, lo stanno facendo i polacchi in una maniera molto radicale, non il governo ovviamente, ma la storiografia polacca. E e, e succede in tanti altri paesi. E, però, insomma, io ho molta paura che alla fine diventa la resa dei conti con il fascismo, che nel caso italiano non è la, la catastrofe della civiltà e, e l'antisemitismo non è la cosa principale, no? e si perda quell'altra cosa del mondo perduto no? e, 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 e diventa di nuovo oggetto. Molto limitato, eccetera, eccetera. Non è che sto dicendo che non bisogna farlo, sto, 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 oh, esprimo le mie paure che tutto diventi poi eh, una questione di che cosa è successo in Italia e si dimentichi che, che, che è andato perso un mondo. No? Tendo a pensare che su questo non ci sia pericolo, anzi, forse è l'altro polo quello che prevale e non prevale bene. Mi piace moltissimo questa frase di Enzo Traverso che dice che la Shoah ha una visibilità accecante e una comprensione vacillante. Cioè noi, eh, quello che tu dicevi, Paul, che gli studenti, ma insomma io ho girato anch'io parecchio per le scuole, non, non c'è una, una visione storica, perché da questo punto di vista i viaggi non la garantiscono. Non è l'esposizione all'orrore che ti garantisce una cognizione e non ti garantisce secondo me almeno questa io mi sono come dire non ti garantisce neanche un'adesione ai diritti umani tu cur io credo che anche eh, questo non sia un effetto automatico non c'è nulla di automatico è un problema complesso e quello che mi attanaglia a me come problema è che la storiografia è sempre meglio ed è sempre più raffinata e escono delle cose veramente interessanti su questa sulla, sulla Shoah c'è ancora molto da scavare, non solo per l'Italia, eh? e anche sul dopo, cioè sulla ricezione, su quello che accade dopo. E questo invece non penetra: questo non è l'unico campo in cui questo non avviene. Non penetra nel discorso comune, nel discorso pubblico, cioè non penetra nei giornalisti. La stragrande maggioranza dei giornalisti ancora non, non distingue i campi di concentramento. I campi di... Ora, io non è che non è un problema di distinzioni. Così, no? per amore, forse un po' anche per amore della verità, però secondo me mancano proprio manca un approccio critico e delle cognizioni di base e non c'è quasi comunicazione, cioè la, la ricerca va per conto suo e l'opinione comune va per conto suo. E ahimè la mia impressione è che la scuola faccia più parte dell'opinione comune che della ricerca in molti casi e che non sia, ma questo non riguarda solo la Shoah, che ci sia una grande decadenza dell'insegnamento della storia e che purtroppo anche una ricerca più avvertita non, non riesca a comunicare questa faccenda. Ecco. Quindi su questo aspetto io credo che i conti in Italia saranno... Io sono più pessimista, penso che non li faremo più dal punto di vista delle responsabilità del fascismo, perché mi sembra difficile, perché sono 80 anni e quindi mi sembra molto difficile che... Io intendo i conti anche con, eh, appunto, con quella consapevolezza che altrove mi pare sia avvenuta in Germania, in Polonia ora. Cioè li ha fatti la storiografia, però è troppo poco, è troppo poco, e oltretutto molto tardivamente. Cioè, non bisogna dimenticare che la Shoah, o come la vogliamo chiamare, in Italia si chiamava Deportazione, non aveva nemmeno. È stata sepolta per decenni, ma mh, sotto cioè, è, è ora. Che è così, perché c'è stato delle politiche top-down, una, una cognizione che avanzava, la frattura di civiltà che veniva fuori, ma eh, non è che cioè, mi sembra che i conti non ci siano, cioè, io non, non, li, non riusciamo a nostralizzarla davvero, forse e così come anche un po' col fascismo. Cioè, eh, insomma, eh, diciamo che sono più inquieta ecco, a questo proposito. Sì, penso che sia una discussione molto interessante che vorremmo anche continuare, ma penso che i tempi non ci siano più, siamo arrivati quindi alla fine. Vorrei però rassicurare su una cosa, Wodek, quando dici giustamente che non è sopportabile, ovviamente, ridurre l'ebraismo al discorso unicamente de della morte della Shoah. Perché quando anni fa ho voluto prenotare una visita al Museo ebraico di Berlino e data il tema andavamo con un, delle scolaresche per vedere a Berlino no, i, luoghi, i luoghi del terrore nazista, la memoria, volevo prenotare il percorso del, del, del Museo ebraico che riguardava, che riguardava appunto la Shoah. E, loro mi hanno detto no, mi dispiace, se volete quel percorso, dovete prenotare anche il percorso invece che vi parlerà della storia, della vita, della cultura ebraica in Germania, perché di questo tratta il Museo ebraico a Berlino, perché per questo motivo. È lo stesso, 30 secondi, è lo stesso che è successo a Varsavia, c'è cioè il Museo Polin che è il museo dell'ebraismo polacco. Che non parla della Sciaccia, cioè se non marginalmente. Se vuoi parlare della Sciaccia, ci sono altri ah, musei, parla di, di, di mille anni di vita. Questo è assolutamente giusto. Vorrei se posso concludere dicendo a proposito della responsabilità italiana, di quello che non si dice in Italia, che non solo io stessa subisco attacchi da parte di visitatori, che quando invece noi si fa molto presente al nostro museo, abbiamo no? anche. Chi lo conosce lo sa, insomma, abbiamo dei pannelli dove alcuni curati dalla stessa Marta Baiardi dove si mette molto in evidenza eh, le responsabilità della Repubblica Sociale Italiana proprio nelle deportazioni, negli arresti, perché c'è chi di fronte all'evidenza anche storiografica non ne vuole sapere no? e parla, continua a parlare di eh, supposti. Eh, Costrizioni no, da parte dei nazisti nei confronti degli italiani, per cui in realtà insomma tutto quello che sappiamo. In Germania, cosa è successo? Non, non, non se ne può parlare in pochi, in pochi minuti, naturalmente, solo questo vi voglio dire. Eh, se andate al museo di storia tedesca, Unter den Lind, nella capitale, eh, nella parte dove si parla, a, a partire dalla battaglia di Teotoburgo, passando ovviamente dal Medioevo. Eh, no, tutto, tutto quanto, i prussiani, Bismarck, eccetera, si arriva al Novecento. Non solo, ovviamente, molto ben descritto, l'ascesa del nazismo in Germania, con tutto, ma alla fine di quel percorso c'è quel plastico che c'è anche al Museo Auschwitz: del plastico della macchina dello sterminio. No? Il plastico dove ecco nel Museo di Storia Tedesca. Questo fa parte della storia tedesca cioè quindi non siamo in una rimozione un qualcosa che invece da noi non abbiamo neanche un luogo in tutta Italia no? in cui eh? sì, vabbè, predappio non c'è uno volesse sapere ma l'ascesa del fascismo in Italia no? esiste un luogo come un museo come ce ne sono diversi ovviamente in Germania dove hanno assunto No, quello che i tedeschi chiamano la teta perspective, cioè la prospettiva del carnefice, del, dell'autore, eh, no? che dovremmo in parte assumere anche noi, ma non facciamo. No? Questo non c'è. Ecco, questa è la differenza riassunta poco in poco che poi si potrebbe parlare a lungo, ma ve lo vorrei dire anche ai negazionisti, ma come ve lo spiegate, se non è vero niente, che la Germania... No? Si autoaccusi no? di, di un crimine contro l'umanità rappresentando proprio la parte più estrema nel proprio Museo di Storia Nazionale. Vabbè, con questo non so, non dovrei essere io a chiudere, ma no, Marta no. No? e Rodek. Se volete ancora dire qualcosa, vi ringrazio molto. So che dobbiamo adesso concludere. Grazie di essere stati qui, grazie a Marta, grazie a Wodek grazie a e, mm -hmm. e per Valdo Spini sarà per un'altra volta. Grazie.